è fantastico. La collana logicamente con le perle che sono 7,5-8 mm di poca gradazione, ha una chiusura in oro 18 carati e tutto il gioiello viene 6,2. E avete lì un diamante da un carato e 20, un diamante solitario straordinario puro a 6,2. Mamma mia. Allora, siccome noi abbiamo questo gioiello, dovremmo fare reso al committente. Io, se qualcuno è attento oggi, a 5,8 lo conferma. Mi rettifici, regia? Questo è il colpo della giornata. A 5,8 lo conferma. Se puoi mettere la manina sotto a far vedere quel pendantifero, ma tutti gli altri brillanti. La fattura è straordinaria. 5,8 la conferma. Vai dentro con la telecamera, con Carolina, vai dentro. Non puoi sbagliare. Guarda che fattura, come fai a non confermarlo? Fallo, confermalo, poi lo vedrai a casa che è straordinario. Dove ho fatto un prezzo a realizzo finale per fare il reso al committente e chiudere questa pratica a 5,8. Dove quel diamante costa sempre $8,300 a Rapaport. Costa sempre $8,300. Ma poi c'è il carato e mezzo. Carolina, mi può andare alla contromaglia su, che ti indica la Olga, su quella contromaglia lì, a far vedere i diamanti come sono incastrati, a far vedere la fattura, l'alta gioielleria. Ma questa è alta gioielleria. Ma per favore. Che gioiella 5,8. Ma come si fa? Come si fa? Che gioiello a 5,8. Che gioiello a 5,8. E allora, vorrei iniziare a parlare di argenti. Perché visto che i gioielli che ho fatto...